No, non mi mettere il castone. No, Andrea, non mi mettere. Guarda. No, no, chi è? No, 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 no. Giulia, ma che piangi sempre? Forza Napoli, e stasera finisce il Milan! Vale! No! Ne abbiamo galoppato due derby di fila che non mi sento ragazzi! Aspetta, andiamo a vedere come abbiamo fatto stasera. Allora, questo è il Milan e noi sono l'Inter. Enzo! Buonanotte a tutti! Tonali, secondo me, invece, fa una gran partita. Gioca all'interno di una squadra che in questo momento ovviamente sta facendo male. E secondo me, attualmente, ma proprio vado contro tutti, è uno dei centrocampisti più forti in Italia, se non il migliore che abbiamo in Serie A. Perché è un giocatore completo. È un giocatore più Ma completo. che cazzo stai a dire? Ma che stai a... Ma mo me devi fartera a mezzanotte e un Mi quarto? dispiace, Ma Demetra. mo me devi fartera? Ma che Abbiamo cazzo stai a vinto dire? Ma tutto. scusa, Giulia, ma riprendi a perdonami, stare no? piano. Ma perdonami. Allora, io col grande rispetto che nutro per Tonali, no? Allora, secondo me poi prendi la serata dove secondo me Mister Tonali Tonali. fa. Giulia, non ti senti tagliare Perché Tonali è il mister del Milan. In questo momento Tonali è il vero mister del Milan. Perché lui amministra la squadra centrocampo. E questo è un dato di fatto. Perdonami, dammi tu, sei molto competente. Se guardi, Tonali è il regista, fa tutto Ma lui. che cazzo dici? Ma dopo la partita di stasera, ma come ti salta in me? Come Ma ti perché passa ti per rendi l'anticamera conto del che cervello di una cosa del mentre genere? Il centrocampista migliore d'Italia, Milinkovic-Savic, gioca a golf. l'ho tolto, Ma poi, non cioè, a me non mi si può gonfiare la vena a mezzanotte e un quarto. bellissimo momento, bellissimo momento. Scusa. Signoramoli, per favore. Guarda che se vieni qui il banco vince. Dovevo toglierlo prima. Marelli cosa ha detto? Che non è rigore di No, banco, sì, Marelli ha confermato che non è Marelli, che cazzo di dubbio avevamo? Io vorrei trovarlo, qualcuno, che lui magari è in Corso Buenos Aires che sta bevendo caffè e uno arriva e gli fa quella roba lì. Poi vediamo se dice che non è rigore. Per Ma favore. Finisce in mezzo alla carreggiata. Nel primo tempo ci sono stati 9 tiri di differenza tra Inter 9 e Milan 0, record della prima frazione di gara di Serie A tra queste due squadre dal 2004-2005. Non ricorda nulla. Da quando il dato è disponibile. Cioè, ci rendiamo conto. Grazie. Bellissimo. Che ci manda sempre delle belle informazioni. Beh, però, insomma. Stasera Pioli perde in tutti i campi, perde anche sul Ah, Luca, ma Saoli. tu sei d'accordo? Ma tu lo vuoi ancora Pioli? Cioè, dopo No, questa follia? a questo punto serve una scelta forte perché ha perso di mano la situazione. Tu non puoi ritrovarti sempre, ragazzi. Bravo, bravo Luca, bravo Luca. Ha perso di mano la situazione. Una follia, bravo. Una follia. E adesso questa caccia alle streghe nei confronti dei giudici. Cioè, guarda caso, adesso bravo. ieri, oggi, oggi fatto male. Adesso andiamo a pescare i post su Facebook del 2014 di qualche altro componente del Collegio CONI per infangarlo, per screditarlo. Poi però se il Collegio CONI restituisce i 15 punti alla Juve, che facciamo? Cancelliamo tutto? Diventano belli e bravi? Cioè, io spero che la società Juventus intervenga dicendo noi abbiamo piena fiducia nei giudici, punto. Io è da ieri l'altro che leggo questa voce diffamante su Twitter soprattutto, sul Milan Twitter, la solita fogna Ma chiamata l'ha Milan creato lei? Twitter. Ma l'ha creato lei? Sì, esatto, l'ho creato io, ma poi i ragazzini hanno preso il sopravvento, questi ventenni Per maledetti. favore. Grazie E c'è mille. questa voce, e c'è questa voce, no, ora serio, c'è questa voce che, ragazzi, è grave. Che qualcuno ha messo in giro, Ma io che non ho detto Magnan nulla, abbia un vizietto che si prende di solito frequentando la Milano by Questo è night. gravissimo, questo è gravissimo. Ora, questa è una cazzata. Si diceva una settimana fa, si parlava di, pensate le cazzate, Calabria che aveva fregato, che si era fatta la tipa di Pobega. Ora mi spiego. Beh, idolo, idolo, idolo Davide. Basta con queste minchiate, per favore. Augusto, sono scuola, sotto... No, sono sotto casa di Augusto, perché non mi apri, Augusto? No, per favore. Allora, genius regolatezza.